Domanda in crescita dall'industria, aumento delle richieste di certificazione, l'olio di palma sostenibile rompe il muro della disinformazione e torna di moda. A Marca, la fiera del private label, l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile e Round Table on Sustainable Palm Oil, RSPO, hanno illustrato i dati di utilizzo dell'olio di palma nel nostro paese, da cui si evince come nel 2020 siano state utilizzate nell'industria 1.560.000 tonnellate di olio di palma, con un più 11% rispetto all'anno precedente, di cui il 13% per l'industria alimentare e il 7% per la cosmesi e la cura della casa. L'Italia, con 248 realtà associate a RSPO, è al terzo posto in Europa e al quinto nel mondo. Per la maggior parte sono aziende produttive del settore food e non food. Tra i retailer associati a RSPO, grandi marchi come Carrefour, Aldi, Lidl, Ikea, Metro e supermercati Cadoro. Nel comparto alimentare italiano, oltre il 95% dell'olio di palma utilizzato proviene da fonti certificate. La sostenibilità dell'olio di palma oggi viene di fatto certificata in modo molto stretto sia dalle regole RSPO che dagli enti di certificazione, ma praticamente proprio questi mesi è stata definita una regolamentazione europea che nell'arco dei prossimi 2 anni non permetterà più di entrare in Europa con olio di palma non certificato sostenibile. Il lavoro di RSPO inizia nel 2004, partendo dalla produzione, coinvolgendo i grandi distributori, fino a giungere al consumatore finale. Per questo la certificazione richiede trasparenza e tracciabilità della catena di produzione a tutti i livelli. Dal 2020 al 2021 le richieste di utilizzo del marchio RSPO a livello europeo e a livello mondiale sono più che raddoppiate. Questo testimonia una richiesta da parte delle aziende, dei consumatori, anche del settore retail, di una maggiore comunicazione di quella che è la sostenibilità della filiera dell'olio di palma. Aziende che si sono certificate hanno quindi la possibilità di utilizzare il marchio per i prodotti e questo è sicuramente un valore aggiunto perché permette di comunicare dei benefici sociali e ambientali che la nostra certificazione porta con sé. I controlli scrupolosi degli enti di certificazione garantiscono un prodotto sicuro e certificato. 3 paletti fondamentali: porre fine alla deforestazione, garantire il rispetto della comunità e combattere il lavoro minorile. Ovviamente c'è una prima verifica documentale dove si va a vedere se la documentazione prodotta dall'azienda è corretta, quindi delle procedure, il manuale qualità, dove si descrive come l'azienda andrà a rispettare i requisiti RSPO. Dopodiché ci sono le verifiche in azienda. Annualmente l'ente di certificazione si presenta in azienda, quindi entriamo nei sistemi di produzione, andiamo a vedere la preparazione anche degli addetti ai lavori. Quindi ci assicuriamo che quello che viene scritto poi sulla carta corrisponda a quella che è la reale attività dell'azienda.